Incontriamo Antonella Galdi dell'ANCI, giusto, e parliamo appunto del progetto Smart City. Avete presentato o state per presentare un vero e proprio disegno di legge a riguardo, no? Quali sono i punti salienti di questo disegno di legge? Allora, noi abbiamo presentato questa proposta che vuole essere un contributo al governo che sta mettendo a punto il disegno di legge Digitalia. I nostri punti di forza sono quelli di stabilire uno strumento annuale di programmazione degli interventi nell'ambito dell'innovazione tecnologica e quindi dello sviluppo delle Smart Cities, ma non solo Smart Cities, perché Smart Cities è un progetto strategico, ma noi abbiamo la necessità di mettere a sistema tutte quelle iniziative che negli anni sono state realizzate attraverso gli interventi di Gov e attraverso un piano annuale che il governo insieme a regioni e a comuni possa varare e dotare di risorse adeguate per la realizzazione. Strumenti locali, quindi piani regolatori per i servizi digitali e quindi l'impegno di ogni amministrazione a esporre con chiarezza la propria pianificazione dei servizi della città attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie anche, che possono ovviamente ridurre i costi, produrre servizi più innovativi e di maggiore interesse per i cittadini e le imprese. E poi tutta una serie di progetti, diciamo, verticali che incidono sulla qualità della vita di aziende e cittadini. Pensiamo al catasto infrastrutture del sottosuolo e quindi poter dotare ogni amministrazione di un catasto che consenta di conoscere che cosa è presente nel sottosuolo del proprio territorio per garantire quindi anche una velocità nei processi autorizzatori per le diverse aziende che operano per esempio nel settore della connettività. E poi uno sportello per le agevolazioni sociali, quindi garantire al cittadino che è in condizioni di disagio, quindi certificato con i dati ISEE, di potersi recare presso lo sportello comunale ed vedere erogati tutti quei benefici che sono previsti attualmente dalla normativa nazionale, da quella regionale o da incentivi, iniziative previste a livello locale senza doversi spostare da amministrazione a amministrazione. Questi sono alcuni degli esempi, l'articolato è composto appunto da 13 articoli, speriamo possa essere accolto con favore da parte del governo. Ecco, lei crede che questo progetto, questo disegno di legge, tutto questo progetto di Smart City possa essere in qualche modo il via libera, diciamo, a una sorta di piccolo scotto che l'Italia purtroppo vive, che è quello, insomma, della banda larga, quella di essere sempre un po' additata come l'ultima tra le nazioni europee di avere poca banda larga, eccetera. Lei cosa ne pensa? Beh, ovviamente noi inseriamo il divario digitale e quindi la necessità di garantire una copertura nazionale, soprattutto in alcune aree del paese che sono ancora in forte ritardo, come priorità per le amministrazioni comunali, ma su questo sappiamo che c'è anche una forte attenzione da parte del governo che sta lavorando nell'ambito del primo tavolo dell'agenda digitale, quella dedicata appunto alle infrastrutture, perché ci siano le risorse sufficienti di intervenire con un intervento qui statale, perché ovviamente sono aree fallimento di mercato dove l'operatore economico non ha interesse ad investire, ma dove è necessario invece provvedere con degli interventi. Quindi su questo siamo fiduciosi e quello che chiediamo è di essere parte anche di questo processo per poter evitare eventuali sprechi di interventi che possono essere programmati a livello locale senza tener conto invece di quelle che sono un'iniziativa, una strategia nazionale sulla quale invece le amministrazioni locali possono anche contribuire in termini di realizzazione di servizi che girano su banda larga e che quindi aumentano la domanda e possono quindi essere anche interessanti a questo punto anche per gli operatori in quanto generano comunque con interesse nell'ambito del mercato. Spesso il governo però è stato attaccato dagli enti locali per parecchi tagli appunto alle proprie casse, insomma. Queste difficoltà comunque che gli enti locali hanno rilanciato, come si possono conciliare con la stesura di un progetto interessante come Smart City? Sicuramente noi scontiamo una fase storica di risorse scarse, scarsissime, e credo che da parte delle amministrazioni locali c'è la consapevolezza di non dover gravare ulteriormente con tassazione nei confronti dei cittadini e delle imprese, però c'è la necessità di razionalizzare le attuali risorse disponibili, probabilmente individuando quelli che sono degli asset strategici per il Paese. E la nostra proposta è quella di non andare a creare e costituire
nuovi fondi, perché purtroppo le risorse a quanto pare non ci sono e non possiamo certo muoverci in questo senso, ma razionalizziamo e rimoduliamo le attuali risorse disponibili per individuando delle priorità, e queste priorità vorremmo però che fossero individuate anche con il sistema delle regioni, perché in alcuni casi abbiamo registrato iniziative regionali che non sempre sono coerenti a una programmazione nazionale. L'addizionalità delle risorse, seppur poche, possono consentirci di raggiungere degli obiettivi.